Con la vittoria per 3-0 dello Skillation nel recupero di mercoledì contro la Kennedy, comincia da questa settimana, diciamo, per modo di dire, anche perché lo Skillation questa settimana non ha giocato per il turno di riposo, adesso lo aspettano 5 partite per vincere questo campionato con i 12 punti di vantaggio che ha sulla seconda in classifica. Seconda in classifica, quel Real Cropani che ancora vuole lottare, va a vincere una partita addirittura tennistica, più che tennistica, un unico set, set lungo come si dice in questi casi, 8-3 a Catanzaro contro il Grifone, e quindi mantenere la seconda posizione. Quindi, come dicevamo, 12 punti, anche se il Real dovrà osservare un turno di riposo, quindi non avrà 5 partite come lo Skillation, ma ne avrà 4, e quindi bisognerà vincerle tutte quante e sperare che lo Skillation a questo punto non ottenga nemmeno un punticino per poterlo scavalcare. Ma stiamo parlando di fantacalcio, in questi casi non ce ne vogliono a squillarci, hanno tutto il diritto di toccare ferro, ma pensiamo che ormai il campionato, come già da parecchio tempo in questa categoria, è finito e dovrà vedersela invece a giocare per quanto riguarda le posizioni di rincalzo dalla seconda alla quinta per cercare di ottenere le altre due promozioni. Oltre il Real Cropani, che abbiamo detto ha già vinto la sua partita, sono tutte le altre hanno pareggiato, tranne il Real Llanó, che però è abbastanza lontano dalla quinta posizione, quindi dalla seconda posizione, quindi richiederebbe anche di non fare il playoff. Pareggio lo Staletti 1-1 nella trasferta di Soveria Siberi, pareggiano il Goodfellas e appunto il Real Soveria Siberi, come abbiamo detto, nello scontro diretto, il Goodfellas nell'anticipo di sabato contro la Vigoro Catanzaro. Non va bene nemmeno a Città di Soverato, che si fa battere proprio dal Real Llanó, una delle due squadre, come dicevamo, vittoriosi in questa giornata, oltre a tutti i tanti pareggi. E quindi probabilmente Città di Soverato dà definitivamente l'addio alla possibilità di giocarsi un play-off, uno dei due play-off, perché ricordiamo saranno in due i play-off che si possono giocare e le vincenti saranno promosse direttamente nella seconda categoria. E allora l'augurio è che la squadra di Bertolotti, come tutte le altre squadre che sono in testa alla classifica, possono onorare questo finale di campionato e ottenere i risultati che hanno cercato per tutta questa breve purtroppo stagione, ripetendo ancora una volta, come anche in questo caso, ci sono gironi troppo corti.